ieri di minacce di morte erano perlomeno 50, 70, 80, non è problema. Ma il problema, cioè, poi conoscendomi, più fanno così e più io poi divento una persona che se prima curava le cose anche con il sentimento, poi divento molto freddo e irrazionale, dopo diventa. Sì? Chi è? È un tifoso della Lazio, bravo. Che devo lasciare la Lazio, guarda. Ecco, che devo lasciare la Lazio prima possibile. Quello sotto, Ah, ci credo. perché non lo dici? Scusa, come ti chiami? Perché non lo dici come ti chiami? Mamma mia, morti? Eh? Eh sì, è normale, vabbè, da manicomio. No, allora vedi, questo è il problema. Vedi adesso. Questo è il quadro della situazione, ragazzi. Allora, dice, ma chi glielo fa fare? Eh no, perché nella vita uno deve fare delle scelte. Se vive in questo contesto, deve avere il coraggio di cambiarlo e di combattere, perché altrimenti, se no, diventi come tutte le persone. Nella vita ci sono delle scelte. C'è chi fa lo spettatore, chi la comparsa e chi il protagonista. Se tu vuoi avere un ruolo e vuoi cambiare il sistema, non puoi soggiacere a queste situazioni, a questi ricatti, a queste estorsioni, a questi condizionamenti. Siamo in un paese democratico dove ancora esiste la proprietà privata, dove esiste la libertà. Ma immaginate che io devo, non sentivo, io, la mia famiglia, tutte le persone, io vivo sotto scorta in modo pesante perché di molto lo fanno. Ma cose serie, no? Cose.